Pur soffrendo, il Pescara batte con merito la Salernitana, conquistando 3 punti di platino dopo 2 KO di fila. Alla vigilia contava solo vincere, il successo alla fine è arrivato grazie ad una prodezza su punizione di Brugman a 10 minuti dal termine. Il gioco può attendere quando la posta in palio è alta, con una squadra che continua a fare grande fatica in zona gol, ma che almeno in casa subisce meno rispetto al passato. In difesa spazio a Gravion fra i migliori, al fianco di Perrotta. A centrocampo si rivede Valzania, mentre in attacco con il solito Pettinari ci sono il rientrante Mancuso e Amga. Biancazzurri sembrano piuttosto tonici, attaccando a testa bassa con tanti cross in mezzo all'area campana. Non ci sono però grandi pericoli per il portiere ospite. A fare la partita il Delfino, che come spesso accade però manca in fase conclusiva. Al 21esimo Brugman manca invece una buona opportunità in area con il pallone che termina a lato. Pericolosissima invece la Salernitana al 24esimo con un tiro velenoso di improvviso di Zito, che trova la splendida risposta di Fiorillo in calcio d'angolo. Il Pescara riprende pian piano a spingere, continuando però a tenere nella sua metà campo la formazione campana e strappando anche qualche timido applauso ai 7.000 spettatori sugli spalti. Il finale di tempo vede però tanti errori in disimpegno da parte dei giocatori delle due squadre, con i giocatori che rientrano così negli spogliatoi con il risultato di 0-0. La ripresa si apre con l'ingresso in campo in casa campana di Di Roberto per Schiavi, ammonito, con Colantuono che ridisegna la sua squadra con un 4-3-3, provando a fare qualcosa di più rispetto alla prima parte di partita. L'avvio di ripresa è equilibrato, con lo spettacolo però grande assente. Al 17esimo il Pescara trova anche il gol del vantaggio con Pettinari, che supera di testa Radunovic con la bandierina del primo assistente, che si alza, e con il gol non convalidato per questione davvero di millimetri. Zeman non effettua cambi con la sua squadra, che fa una gran fatica a rendersi pericolosa dalle parti dell'estremo ospite, sempre inoperoso. Nell'ultimo quarto d'ora però il Boemo decide di gettare nella mischia Bunino e Proietti per Pettinari e Carraro, e in campo le cose cambiano e migliorano per il Delfino. Passa infatti qualche attimo e al 36esimo esplode come una liberazione la gioia dei tifosi biancazzurri grazie ad un eurogol su punizione di Brugman, che fulmina il portiere della formazione campana per il vantaggio del Delfino. Passano 2 giri di lancette, al 38esimo ancora Gaston Brugman in semi rovesciata dall'interno dell'area di rigore sfiora il raddoppio con la palla che finisce davvero di pochissimo al lato, con un successo importante che proietta la squadra a quota 34 in classifica. I playoff sono lì a 2 passi, ma occorre tornare a vincere anche in trasferta. La Virtus Entella è avvisata.